Si avvicina la festa della donna e quest'anno ho scelto di proporvi un classico, la torta mimosa, con crema diplomatica e ananas. Una torta deliziosa e bella. Pensi che sia difficile farla? Non è assolutamente così. Le preparazioni sono solamente due. Il pan di Spagna, con cui viene fatta la base della torta e ricavato l'effetto mimosa, ossia altro non è che il pan di Spagna sbriciolato, e la golosa crema diplomatica, quindi una semplice crema pasticcera alla quale viene aggiunta un po' di panna montata. Andiamo poi ad arricchirla con pezzi d'ananas. Una torta buonissima, morbida e bella, con la quale otterrete sicuramente una grande soddisfazione in cucina. Iniziamo con il preparare il pan di Spagna. Quindi accendiamo il forno impostandolo a 160 gradi e prepariamo uno stampo da 24 cm, imburrando fondo e bordo e mettendo un foglio di carta forno sul fondo. Se avete un buono stampo e piuttosto nuovo, potete semplicemente imburrare e infarinare lo stampo. Fatto ciò, mettiamo in una capiente terrina 5 uova. Vi consiglio di comprare quelle a pasta gialla, così da ottenere un pan di Spagna più giallo e quindi con un colore ed un effetto più simile al colore della mimosa. Un pizzico di sale e iniziamo a lavorare con le fruste elettriche. Poi unire 150 g di zucchero e montare per almeno 10 minuti, fino ad ottenere un composto chiaro, gonfio e che scriva, cioè che l'impasto lasci il segno quando cola dalle fruste. Abbandoniamo lo sbattitore elettrico e profumiamo il pan di Spagna con una bustina di vanillina e la buccia grattugiata di mezzo limone bio. Quindi amalgamiamo delicatamente con una spatola. Ora aggiungiamo, passando al setaccio, 75 g di fecola di patate e amalgamiamo sempre con delicatezza, con movimenti circolari dal basso verso l'alto per non smontare le uova. Allo stesso modo aggiungiamo anche 75 g di farina. Quando siamo sicuri che non ci sono più tracce di farina, versiamo l'impasto nello stampo. Cuocere in forno già caldo nella griglia bassa a 160 gradi per 45-50 minuti. Il pan di Spagna sarà ben cotto quando i bordi si saranno staccati dalle pareti dello stampo e quando, infilando uno stecchino al centro, questo uscirà asciutto e pulito. Lasciamolo ancora all'interno del forno spento con lo sportello socchiuso per 10 minuti. Poi togliamo lo stampo e lasciamo raffreddare su una gratella. Mentre il pan di Spagna cuoceva in forno, nel frattempo ho preparato la crema diplomatica, cosicché si sono raffreddati più o meno insieme. Prepariamo la crema versando 500 ml di latte in una casseruola. Io per la crema uso sempre il latte parzialmente scremato. Aromatizziamo il latte con la buccia di limone tagliata sottile, cercando di non prendere la parte bianca che risulterebbe amara, e mettiamo a scaldare sul fuoco fino a far sfiorare il bollore. Ed è a quel punto che lo togliamo dal fuoco. Mentre la buccia di limone continua a rilasciare i suoi profumi, in una terrina versiamo 4 tuorli. Io ho usato sempre quelli a pasta gialla, ma in questo caso non è indispensabile. Aggiungiamo anche 100 g di zucchero e mescoliamo bene con una frusta a mano. Poi uniamo 20 g di farina e 20 g di amido di mais o maizena. Passandoli al setaccio e diamo ancora una bella mescolata.
A questo punto uniamo il latte, ma prima togliamo le bucce di limone. Il latte lo uniamo un po' alla volta per evitare la formazione di grumi. Le prime due volte ne versiamo poco. Poi, quando la crema si sarà diluita, possiamo versarlo tutto e mescolare ancora. Rimettiamo tutto nella casseruola e portiamo sul fuoco. E mescolando continuamente facciamo addensare. Trascorso un minuto dal bollore, sarà pronta. La travasiamo per fermare la cottura e la facciamo raffreddare completamente, girandola di tanto in tanto per non far formare la pellicina. Quando la crema pasticcera è completamente fredda, possiamo unire la panna montata, ottenendo così la golosissima crema diplomatica. Quindi montiamo 200 ml di panna. Aggiungiamo le prime due cucchiaiate mescolando energicamente per ammorbidire la crema. Una volta ammorbidita, uniamo la restante panna in più volte, ma mescolando delicatamente per non smontarla. Quindi con movimenti dal basso verso l'alto. Non so voi, ma io la crema diplomatica la adoro. È troppo buona! Oltre che usarla per farcire torte, potreste farci anche un millefoglie oppure un dessert al cucchiaio con sopra magari delle fragole o una macedonia. Per riempire bignè, cannoli, insomma, mille modi ci sono per usarla. Ma torniamo alla nostra torta mimosa e apriamo il barattolo d'ananas sciroppato e tagliamo a pezzetti 4 fette e le lasciamo scolare. Il succo dell'ananas sciroppato lo usiamo per bagnare il pan di Spagna, quindi lo travasiamo in una ciotolina o in un bicchiere e a piacere potremo unire un cucchiaio di liquore, rum bianco come nel mio caso o limoncello, usate quello che avete o quello che preferite. Abbiamo tutto pronto e possiamo comporre la torta. Prendiamo il pan di Spagna e lo tagliamo sopra in una fetta spessa circa 1,5 cm e la teniamo da parte. Nel pan di Spagna che rimane creiamo un incavo, quindi tagliamolo a 2 cm dal bordo facendo attenzione a non bucare il fondo. Fatto ciò, andiamo a togliere la mollica e la raccogliamo in una terrina. Creare un incavo pianeggiante e uniforme sarà più facile a farsi che a dirsi. Il pan di Spagna si scava facilmente. Guardate come è morbido ed elastico questo pan di Spagna. Sono molto soddisfatta. Adagiamolo su un piatto di portata e con un pennellino o un cucchiaio bagniamo l'interno del pan di Spagna, senza esagerare. Versiamo all'interno una parte della crema diplomatica e dopo averla livellata uniformemente, mettiamo l'ananas a pezzetti e copriamo con un altro leggero strato di crema. Copriamo con la parte superiore del pan di Spagna tenuta da parte e bagniamo leggermente sopra. Non occorre usarlo tutto il succo dell'ananas, sarebbe troppo. Ricopriamo tutta la torta con la crema diplomatica avanzata, quindi superficie e bordi. Non preoccupatevi di come viene, non dovrete fare un lavoro di precisione.
Ricordate le briciole tenute da parte per scavare il pan di spagna? Sbricioliamole ancora con le mani, in briciole non troppo piccole. E con queste ricopriamo tutta la torta. Ora passiamo ai consigli. Dunque, potrete portarvi avanti con la preparazione della torta mimosa, se può farvi comodo, preparando il giorno prima il pan di spagna, che una volta freddo metterete in frigo coperto con pellicola alimentare, e la crema pasticcera, anch'essa con pellicola alimentare messa a contatto con la crema, per poi unire la panna montata l'indomani al momento di comporre la torta. La torta mimosa si conserva in frigo e si mantiene fino a 3 giorni all'interno di un contenitore a campana, quindi un portatorte. E ricordatevi di usare uova a pasta gialla per ottenere un pan di spagna con una bella mollica gialla. Vi aspetto nei commenti per sapere se la ricetta vi è piaciuta e potete chiedermi ulteriori delucidazioni nel caso in qualche passaggio non fossi stata chiara. E tanti auguri a noi donne! Un bacio! Ciao ciao!